quando gli chiesi di non fuggire, se abbiamo la sera, se non scende il capoccio qua, se viene a passare e sapevo che tenere tutta la cosa, non che se ne fa sbattere chi sa. No, che ci stanno drogati, capite, sapone, perché prima che adretta ci stiamo una schifezza. Dove il maestro è crimine, questa caserma di pazzi, quanti fili di là, ci sono troppi interessi legati a questa città, sarà per tanti motivi, ma quanti crimini fa, lo sa chi se ne va da qua, quanti limiti dà, questa caserma di pazzi, quanti fili di là, ci sono troppi interessi legati a questa città, sarà per tanti motivi, ma quanti crimini fa, lo sa chi se ne va da qua, quanti limiti dà. Rallan faccio un chiavacone, così. Rallan faccio un chiavacone. Casa nera per De Luca qua, se ne ancora i ciangarelli a cammezzo. Io ne vengo da 3 anni di disoccupazione e molti di come me vengono da 3 anni di disoccupazione. E tu che stai guardando da quella parte, puoi essere mio figlio. A me mia figlia mi va a fare la prima media. 4 anni di borsa di studio dell'elementare, dalla seconda alla quinta elementare, dove stanno? Santuccio mette che non potevo manco mettere. Vabbè, e a borsa di studio che è comunale, signor sindaco, i nostri soldi vuoi sapere che è fatto la borsa di studio? Quelle due colonne, solo quelle due colonne che hanno alzato. Ricordiamoci sempre che la piazza è un'opera pubblica, fatta con i finanziamenti pubblici. Non ci dimentichiamo quanto è costata quell'opera pubblica. 30 milioni di euro, quindi. A tutti serenità. E a me mi ha darato fosco. Ma che, ancora stiamo a pensare all'alberello di Natale qua? Qua dobbiamo lavorare, produrre in Italia. C'è mai sbracci in maniche. Non pensare prima a questi gruppetti che attaccano il lavoro, perché questo non è una situazione che dice mi toglie l'aria, mi toglie il vento, ma che ti toglie? Allora, il danno è stato fatto da chi fa partire un'opera senza che siano rispettati tutti i crismi. Quando noi ci troviamo in cospetto con degli imprenditori, come li vogliamo definire? Forse sciocchi a mettere le mani in tasca e ad investire in un momento del genere? C'è scritto a chiari lettere che il comune, in caso che succeda qualcosa, deve risarcire l'imprenditore, che quindi non rischia niente sostanzialmente. Io voglio sapere questi grandi imprenditori di cosa rischiano di proprio. Questo vorrei capire. Non si può scaricare sugli operai questa responsabilità. È assurdo. De Luca ci sta appoggiando come lavoratori perché il numero uno a Salerno non si deve fare il crescente e noi dove andiamo? Però comunque adesso stiamo 50-60 persone senza fatica e recita Angelo Luce. L'operaio è l'ultima ruota del carro, l'operaio va tutelato in tutti i modi, ma fuori di dubbio, ma non possono essere tutelati gli interessi che non sono conformi a quello che dice la legge. Bisognerebbe chiedere perché si fanno le cose e poi il Consiglio di Stato vi sospende. Perché ha sospeso? È una caratteristica bella, è che ne gioca a costiere, non è una cabace. L'arena fine era la più bella che ci sia. Qua non esiste niente più. Si va a Udorrione a pagare, non esiste niente, tutto a pagamento. E mi ha fatto la città a pagamento. E le rare lo vanno a finire. Soprattutto va a spiaggia, perché noi là siamo cresciuti e là siamo sempre andati al mare là. Ma c'è rimasto un piccolo spazio con un chiavacone 7 metri largo. Secondo te, io ho già figli, ma un chiavacone. Salerno, come tutte le città di tutta Italia, forse in tutto il mondo, è stata vittima negli anni del boom economico, il famoso boom economico, di un incredibile uso di suolo. Abbiamo costruito case, cementificato, case su case, abbiamo trasformato completamente il suolo. L'Italia che si reggeva sull'agricoltura negli anni 50 è ridotta con solo il 3% della popolazione attiva in campo agricolo.
Non stiamo chiedendo al Consiglio di Stato di esprimersi positivamente o negativamente, noi non stiamo dicendo che devono dire sì al crescente a tutti i costi, ci sono stati degli illeciti, gli illeciti vanno perseguiti. Il problema generale di questo paese, non solo qua, non si può permettere i tempi biblici per avere una sentenza. Ah, è meglio così, mamma, spiace già per l'età, perché già messo tutto 7 quintali cemento. E quindi, mossa spiaggia, non andiamo a più indietro, giusto? Un sindaco la piazza non la può fare più perché non è idoneo, la fa la piazza. Ralla, non faccio la chiave con! Piazza, chiave con! Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri, perché un sindaco mi fa abbonamento per la baia?